Signori, buongiorno e benvenuti in questo terzo video del giorno, perché ci dovevamo portare avanti perché mi sono dimenticato di registrare in queste ultime settimane, quindi vi porto i quattro video, ve li porto tutti in un giorno. Ora, dopo la Serie A, ora siamo alla Champions League o l'Europa League. Cominciamo con la Champions League, con l'andata delle semifinali, dove troviamo Real Madrid, Chelsea e PSG Manchester City. La prima partita si è giocata martedì, è stata Real Madrid-Chelsea, finita in pareggio 1-1. Il Chelsea si perde in vantaggio con Pulisic, che è anche il primo americano a fare gol in una semifinale di Champions. La pareggia Benzema di mezza rovesciata di pura prepotenza. Infatti l'ha tirata, quel pallone l'ha tirato con tutta la potenza che aveva in corpo. E poi abbiamo la vittoria incredibile, rimonta del City sul PSG. Si porta in vantaggio il PSG con Marquinhos su calcio d'angolo. Poi abbiamo il City che nel secondo tempo la ribalta. Prima con De Bruyne, con un tiro che non doveva neanche essere un tiro, doveva essere un cross, che praticamente fa gol crossando. E poi grazie a un gol di Mahrez che passa in mezzo alla barriera, messa malissimo da Keylor Navas. Tra le file del PSG abbiamo l'espulsione di Gueye. Ora invece passiamo all'Europa League, che si è giocata ieri e l'altro ieri. Ricordiamo che abbiamo l'unica italiana rimasta e la Roma. Anzi, si è giocata ieri e basta, perché l'altro ieri no, c'era la Champions. Abbiamo le due partite sono Manchester United Roma e Villarreal Arsenal. La prima è Manchester United Roma, che finisce purtroppo per la Roma con un risultato di 6-2 per lo United. Si perde vantaggio però, no, si perde vantaggio lo United con Bruno Fernandes su assist di Cavani. Grandissima azione hanno fatto. E Bruno Fernandes fa il gol in pallonetto. Fa l'1-1 Pellegrini su calcio di rigore per un fallo di mano di Pogba. Fa il 2-1. Il 2-1 Dzeko su assist di Pellegrini. Mamma, nel secondo tempo arriva il Manchester United. Praticamente ha già un pezzo di finale dalla loro parte. Infatti, prima fa il 2-2 con Cavani, poi fa il 3-2 ancora con Cavani, 4-2 con Bruno Fernandes su calcio di rigore per un fallo di Smalling su Cavani. 5-2 di Pogba di testa e 6-2 di Mason Greenwood. L'altra partita invece è stata Villarreal-Arsenal, vinta incredibilmente 2-1 dal Villarreal, grazie alle reti di Trigueiros e Albiol. Per l'Arsenal il gol è di Pepe su calcio di rigore per un fallo su Saka. Tra entrambe le parti c'è stata un'espulsione. La prima nell'Arsenal per Ceballos, la seconda per Capoue. Quindi per il Villarreal basta anche una vittoria, o basta anche uno 0-0 per ipotecare la finale, mentre per la Roma serve un miracolo, deve vincere, mi sembra, 4-0. Cioè non deve praticamente subire gol all'Olimpico, un qualcosa di incredibile. E poi l'Arsenal, stessa cosa, deve vincere 2-0 o 3-0 dovrebbe vincere, per evitare per avere la finale, che si giocherà il 26 maggio a Danzica, in Polonia. Mentre in Europa League, in Champions League, non mi ricordo dove giochino la finale, in questo momento non me la ricordo. Comunque il City, cioè, Real Madrid Chelsea è tutta aperta perché sono 1-1, qualsiasi risultato va bene, mentre per il PSG deve fare 3 gol senza subirne nemmeno uno. Quindi ci vediamo lunedì con il recap di Serie A, mentre per la Champions ci vediamo giovedì a questo punto con sia il recap di Serie A, di Champions League e quello di Europa League. Quindi per questo video è tutto, ci vediamo al prossimo video, bella!